tutti, siamo ovviamente onorati della presenza di Bartoletti e devo dire che l'ulteriore elemento di novità stasera è la presenza di Walter Rochira, che come delegato allo sport gli ho più volte detto: ma vedi che devi venire anche agli altri appuntamenti, quelli che non parlano di sport, no? Puntualmente mi ha detto sì e non è mai venuto. Da stamattina invece, che sta in fibrillazione perché praticamente è la sua serata, possiamo dire che abbiamo due ospiti d'onore, però per la verità è una battuta, mi riferisco ovviamente a te. Grazie e buona continuazione, divertiti. Eventi estivi di Castellaneta tra cultura e sport. Questa sera ho il piacere di avere al mio fianco Marino Bartoletti con il suo Bartoletti 3, così ho stregato Facebook. Intanto mi permetta di esprimerle la mia emozione, io la ricordo da decenni in video e ho apprezzato sempre il suo profondo senso di umanità, un saper umanizzare le vicende sportive, perché poi al di sopra e al di là del risultato c'è l'uomo, c'è la persona, e lei lo ha sempre dimostrato. Il mondo dello sport e il mondo del calcio è molto ma molto cambiato. Non siamo più ai tempi della radiolina e di quelle emozioni che sapevano suggerirci. Sì, è cambiato come è cambiata la società. Lei all'inizio ha divaricato lo sport e la cultura, o perlomeno ha parlato di sport e di cultura. Lo sport è cultura e deve restare cultura. E sarà sempre cultura fino a che soffieremo sul piccolo fuoco, piccolo grande fuoco che alimenta questa cultura. Certamente c'è stata una forma di adeguamento alla contemporaneità, forse anche di imbarbarimento in certe situazioni. Però, come mi sembra di scrivere nei miei libri, c'è del buono ancora, che soprattutto i genitori devono cogliere e trasmetterlo in maniera sana ai propri ragazzi, che a loro volta sono la cosa più bella e più sana che possiamo avere. Investire sui ragazzi e fargli amare lo sport vuol dire proiettarli da cittadini per bene verso la vita. Allora, avere oggi Marino Bartoletti è un regalo grande. Tu sei una persona molto attenta a quello che accade nel mondo, ma partiamo subito dal libro, perché la nostra traccia iniziale è questo libro, che è la terza versione, diciamo così, di Bartoletti. Cos'è il Bartoletti? È il terzo fratellino, tant'è vero che è vero che parliamo del Bartoletti 3, ma io ho portato anche il Bartoletti 1 e il Bartoletti 2 in un rigurgito di megalomania. In realtà, guarda, come dico sempre, è un libro scritto a mia insaputa, nel senso che io quasi 3 anni fa, invece che sedermi sugli allori, ammesso che fossero allori di quasi 50 anni di giornalismo che nel frattempo ho compiuto, sollecitato da una persona molto importante della mia vita, ho preso il coraggio a 4 mani e sono entrato in Facebook. Potevo non farlo, tutti mi dicevano: guarda che è un medium scivoloso, guarda che c'è da azzuffarsi, guarda che si corrono dei rischi, guarda che devi fare questo, 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 questo. Io ho ascoltato tutti e poi alla fine, come sempre faccio, ho fatto quello che penso sia giusto fare. E dato che nella mia vita ho sempre raccontato storie, declinate sia nella carta stampata che, e saluto con tanto affetto Guido, che anche in televisione quando qualcuno mi chiama per raccontare queste storie, storie che sembrano favole, favole che sembrano storie, e ne ho vissute tante, Fabio, tante, 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 perché butto giù subito le carte dell'anagrafe, io oggi compio 70 anni e mezzo. Oggi? 70 anni e mezzo. Ah, però. E mezzo. E mezzo. Ma 70 anni e mezzo è l'applauso e mezzo. In tutti questi anni abbiamo quasi notato una sostituzione, un forte affiancamento al fianco dei giornalisti di sedicenti opinionisti. Anche così cambia il calcio, purtroppo, aggiungo io. Sì, il problema non sono tanto gli opinionisti in sé, quanto le prestazioni che si chiedono a questi opinionisti, che hanno capito che più si urla e meglio è. Ecco, io preferisco urlare in silenzio. E tutto sommato resto fedele a questa mia idea, che si possano dire più cose sottovoce oppure con un po' di ironia, che non scannandosi in video. Dei post, perché ormai parlo come voi giovani, post, follower, queste cose qui, che hanno raggiunto i 2 milioni di visualizzazioni, mi ha detto: ma non ti sei accorto che il libro l'hai già scritto? Per cui sono nati il Bartoletti 1, così ho sfidato Facebook, il Bartoletti 2, così ho digerito Facebook. Un mio amico un po' volgarotto ha detto:
Dopo che hai digerito, cosa succede? Da. Niente, così ho sedotto Facebook, perché effettivamente ho fatto pace con questo medium. Lasciami il piccolo orgoglio di dire che in un campo minato come può essere Facebook, dove a volte impera la volgarità, a volte l'odio, tante volte la cattiveria, spesso l'invidia, l'infelicità di vivere, beh, insomma, chi mi segue è rimasto abbastanza contagiato dalle uniche cose che io posso rappresentare, cioè un minimo di serietà, di civiltà, forse di competenze. Quando qualcuno sgarra, devo dire che io provo comunque a contrastarlo, prima con l'ironia, poi anche con fermezza, però sono gli altri follower che dicono, rivolgendosi a chi ha sgarrato, guarda che se vuoi stare nella pagina di Marino Bartoletti deve comportarti da persona educata, e così avviene. Questo è bello, questo è molto bello, perché il messaggio forte che lei ha voluto lanciare attraverso questa sua ultima pubblicazione, Bartoletti 3. Il messaggio è che scrivendo cose quotidiane su tutto, perché il mio libro non parla soltanto di sport, ma parla di musica naturalmente, di altre cose, è che su Facebook, di cui questo libro poi è la traduzione dei pensieri e la pubblicazione dei pensieri, si può convivere con civiltà, con educazione, con serietà. E questa è la cosa che mi rende sinceramente più orgoglioso, perché sulla mia pagina questo mediamente avviene. Quali sono l'utenza che ti segue? Guarda Fabio, usiamo il termine proprio che il discorso, sì, il discorso di trasversalità è un discorso centrato, nel senso che io vedo che riesco a dialogare con tante persone, di ogni ceto, di ogni età, di ogni forma di cultura e di ogni forma di educazione, fatte salve le eccezioni di cui ti ho parlato. Però c'è una cosa di cui vado molto orgoglioso, sono tantissimi i giovani che amano ascoltare queste storie che sembrano favole e queste favole che sembrano storie. L'altro giorno all'Aquila avevo davanti a me una platea molto bella, molto importante, molto numerosa, poi c'erano degli steggisti, una trentina di 25-30 anni, e ti assicuro che vederli alla fine non solo emozionati ma addirittura commossi mi ha dato un calore straordinario, perché sai Guido, è vero che noi facciamo delle trasmissioni in cui sappiamo che dall'altra parte ci sono 1 milione, 2 milioni, 3 milioni, a me è capitato anche 8 e 10 milioni di spettatori, ma al di là delle 30-40 persone che sono davanti a noi, di autori bravi e affettuosi, dei cameraman e di quant'altro, tu non hai un contatto umano con le persone che sono dietro a quell'aggeggio con un occhio di vetro. Per questo che io sono, guardate, vicino alla 100ª presentazione dei miei libri. Ho toccato tutte le regioni d'Italia e vi assicuro, ma ve lo dico col cuore anche guardandomi negli occhi, che il calore che mi trasmette dialogare con le persone non me lo dà neanche una trasmissione da 20 milioni di ascoltatori, per cui sono io che ringrazio voi per essere intervenuti questa sera. Come vede il calcio 2019-2020? Quel sapore casereccio non c'è più. No, non c'è più. Forse anche travolto dai sistemi europei. No, ma è inutile rancorrere dei sentimenti che non ci sono più. È utile coltivare invece la passione nella maniera più sana. Sarebbe utile urlare un pochino di meno. Sarebbe utile coltivare una cultura della sconfitta e non della vittoria a tutti i costi. Sarebbe utile far sapere con l'esempio i nostri figli che se si perde non è sempre colpa dell'arbitro, può essere anche colpa nostra. E fra queste ci sono spesso i giovani a cui posso raccontare anche delle favole di cui non hanno percezione, che forse hanno sentito raccontare dai loro papà, forse addirittura dai loro nonni. Ma se io parlo loro di quella che era l'Italia del dopoguerra e di come attraverso lo sport ha ritrovato la strada della dignità, la strada della speranza, la strada della luce, se gli racconto le favole di Bartali e Coppi, del grande Torino, delle Olimpiadi del 1960, mi permetti di raccontare cosa sono queste Olimpiadi, visto che certo, vorrei che tutti i più giovani sanno che cosa saranno le prossime Olimpiadi per cui ci siamo battuti, quelle del 2026, e devo dire certo, che ero un pochino scettico su questa cosa, però cosa ne pensi? Una cosa bella, penso che quando l'Italia pedala nella stessa direzione, bravo, beh, fa una cosa bella. Bravo. Come erano belli quei tempi dei presidenti Ruspanti, Anconetani, Rozzi. Ora siamo in mano dei procuratori, di Mino Raiola.
Sì, siamo in mano dei procuratori, siamo in mano dei presidenti esotici che non hanno sul loro comodino la foto del grande giocatore di qualche anno fa. Dobbiamo prenderne atto, siamo stati al centro del mondo, adesso siamo leggermente ai margini, speriamo che la cultura calcistica italiana possa prevalere su questa modernità. Qui la nostra Italia è pronta all'innovazione musicale o siamo, o meglio, in un contesto come il Festival di Sanremo, ci può essere l'innovazione musicale o deve rimanere un passo? Guarda, il festival di quest'anno è stato un festival molto innovativo. Questo volevo chiedere. Claudio Baglioni poteva tranquillamente sedersi sugli allori di quello che aveva fatto un anno fa, successo incredibile, non soltanto di ascolto, ma invece ha voluto fare delle cose importanti, diverse, ha portato veramente qualcosa. Se voi scannerizzate le varie presenze di quest'anno, c'è una... persone che non avrebbero mai pensato di andare a Sanremo, gruppi che non avrebbero mai pensato di andare a Sanremo e che invece a Sanremo hanno retto con grande dignità. Sai, il grande Lucio Dalla, di cui parlo molto spesso, se non altro il 4 marzo di ogni anno c'è un mi ricordo per lui, diceva che la bellezza di un festival si giudica da un podio, cioè dai primi 3 posti. Allora è vero che io ho tifato per Loredana Bertè, perché era in gran forma lei, perché era bellissima la canzone, perché l'aveva scritta, l'ha scritta Gaetano Purreri, che è una persona speciale davanti a cui mi alzerei in piedi se non cadessero i libri, perché se avesse vinto su quel palcoscenico ci sarebbe stato qualcun altro vicino a lei, che invece a Sanremo prima ha sofferto, poi per fortuna è stata rigratificata, rilanciata, il pubblico dal 90 in poi, dall'89 in poi è tornata ad amarla. Un 30 luglio alla grande per il comune di Castellaneta, per i suoi eventi estivi, dicevo alla grande perché in poche ore due momenti importantissimi. Intanto l'incontro per la presentazione del libro con Marino Bartoletti, Bartoletti, e a seguire il concerto di, udite udite, Sergio Camarriere. Quindi parliamo di personaggi di livello nazionale che ovviamente conferiscono lustro e importanza agli eventi di questa estate, ma d'altronde ogni sera c'è cultura e spettacolo, non è un fatto episodico di oggi 30 luglio. E allora siamo innanzitutto con il sindaco, l'avvocato Giovanni Gugliotti, il taglio che state dando a questa manifestazione, a questa rassegna estiva. Beh, si tratta di una rassegna, credo, assolutamente di livello. Il taglio è sicuramente un taglio abbastanza elevato, dove diverse personalità dei diversi settori, stasera abbiamo l'esempio di Marino Bartoletti che ovviamente ha parlato di sport ma ha parlato anche di musica, quindi è stato un po' una carrellata dei momenti più belli. E tanta umanità è emersa dalle sue parole. È veramente, si tratta di una persona al di sopra della media, una persona squisita, di livello culturale elevato, che spaziando fra i diversi argomenti li ha affrontati tutti con particolare capacità e ha impressionato tutti. Quindi non è solo una mia ferma convinzione che si sia trattato di un bellissimo evento, ma lo dice la partecipazione della gente e soprattutto i commenti tutti positivi. Quindi un plauso, chiudendo, poi è giusto che parlino loro, il resto dell'amministrazione che più di me anche hanno contribuito ad organizzare questi eventi. Ritengo che stiamo sulla strada giusta, che la scelta iniziale che abbiamo fatto di investire nella cultura è una scelta paga sempre, assolutamente paga, e Castellaneta è diventato punto di riferimento anche su questo, motivo per me e per noi di orgoglio. Se tu guardi la complementarietà del podio, c'è una canzone prima classificata che è una canzone di grande contemporaneità, è fatta di contaminazioni non banali al punto da scatenare polemiche veramente disgustose, di un ragazzo che ascoltavamo prima in macchina, Ola di Mengoni, ascolta lui, cioè non è che sia estraneo alla cultura musicale di adesso, addirittura forse un po' più avanti. Il secondo è arrivato ultimo, mi è dispiaciuto che ultimo sia arrivato soltanto secondo, ed è molto dispiaciuto a lui al punto che ha tenuto degli atteggiamenti che forse avrebbe potuto evitare, però faceva parte, sì, un ragazzo, però ci vuole sempre qualcuno che quando fa il ragazzo ti tira le orecchie al momento giusto. Dopodiché il suo talento è rimasto, se lui tornerà a Sanremo, hai voglia quanto ne vince di festa di Sanremo. Io, in un rigurgito di giovanilismo, un mese fa sono andato allo Stadio Olimpico a vedermi ultimo e ne ho ricavato una sensazione meravigliosa.
radio. Parliamo di Sergio Camarriere, il big della musica qui nella città di Valentino. Beh sì, questo secondo evento che mi immagino sia a livello del primo, quindi sono convinto che sarà particolarmente apprezzato perché si tratta di una personalità di spicco della musica, ma si tratta soprattutto di una personalità apprezzata da più generazioni, quindi sono convinto che in una bellissima location, quella che è di Piazza Cattedrale, la piazza De Martini, l'Agorà di Castellaneta. Io sono fermamente convinto che sarà una bellissima esperienza, vivremo emozioni bellissime. E con un tuo pensiero finale, io dico sempre, perché io uscendo da questa presentazione devo andare al banchetto dei libri e comprarmi il tuo libro. Lo chiedo a tutti gli autori, a tutti quanti, indistintamente. Guardate, non sono venuto qui a fare il piazzista del libro. No. Però una cosa la posso dire in tutta sincerità: se comprate questo libro, se vi mettete in casa questo libro, se leggete questo libro, beh, portate a casa vostra un pezzo del mio cuore. Grazie. E abbiamo il vice sindaco di Castellaneta, la dottoressa De Torre, Anna Rita De Torre. Beh, lei è la mente organizzativa di tutti questi eventi. Il Comune di Castellaneta ha puntato sin da subito agli eventi culturali, ma a eventi di qualità. E proprio come diceva l'altro giorno l'assessore regionale Capone, la Puglia sta crescendo proprio in questo. Stiamo offrendo ai nostri turisti, ai nostri cittadini, una serie di eventi, quindi tante manifestazioni da scegliere, ma sicuramente con tanta qualità. E il riscontro del pubblico, soprattutto in questa rassegna letteraria, ce ne sta dando atto e per noi è motivo di orgoglio. Cosa l'ha colpita di Bartoletti? Sicuramente l'umanità, un gran signore, dovremmo prendere tutti insegnamento dalle sue parole e dalla sua sensibilità. Tra un po' siamo ancora, mancherà forse una ventina di minuti, inizia il concerto di Sergio Camarriere. Cosa le dice questo nome? Le emozioni che suscita, perché un autore, un musicista, un uomo che fa musica comunque trasmette dei messaggi. È un grande cantautore della musica italiana e abbiamo scelto come location alla cattedrale e non abbiamo voluto neanche il palco, volevamo valorizzare non solo la grande musica di Sergio Camarriere ma in un contesto splendido come il sagrato della cattedrale. Così presto l'armamento, l'armatura su cui si stende il coverniglio manto, caduto al suolo nella brulicante azzura di mille paleontologi in disparte. Si fanno l'acqua in mezzo alle alte mura, uomini e donne atterriti dalla sorte. Questo contatto diretto per abbattere le barriere, no? Tra, in questo caso si potrebbe dire, parlando di politica, tra amministratori ed amministrati, qui tra artisti e cittadini e fruitori e amanti di quella musica. Certo, ma la cosa bella è stata vedere Sergio Camarriere oggi pomeriggio passeggiare tra le vie del nostro paese, fermarsi con i cittadini, chiacchierare, quindi questo è segno che dai grandi artisti abbiamo molto da imparare, abbiamo da imparare l'umiltà che ci porta a contatto della gente. E dico anche, Castellaneta ha molto da offrire, anche in questa è un'operazione di marketing che fa crescere il territorio. Certo, assolutamente, dalla cultura può crescere un territorio e Castellaneta in queste sere ne sta dando grande dimostrazione. Col
colgo l'occasione per presentare qualche brano tratto dal mio ultimo album La fine di tutti i guai. Il primo pezzo che vi presento si intitola Ma stanotte, dimmi, dove stai? Tutto quello che c'è, io con te non volevo dividere, non capisco perché ho sognato di te, tutto quello che non saprà mai. Se mi vuoi, io sarò lì con te, non si può dire facilmente. Walter Rochira, delegato allo sport, stasera lo abbiamo visto particolarmente così emozionato e frizzante per l'arrivo di Marino Bartoletti. Assolutamente sì, come Lidia affermava prima, una persona poliedrica, una persona che ha affrontato tutte le tematiche che riguardano lo sport, abbiamo toccato la cultura, abbiamo toccato un po' tutto e tra l'altro noi riteniamo che in un palcoscenico variegato di discipline sportive qui a Castellaneta che vanno dal volley alla pallacanestro alla pallavolo, credo che Marino Bartoletti abbia rappresentato una vera chicca. Ha parlato anche di musica, quindi chi più ne ha più ne metta. Assolutamente sì, ha parlato di musica, ha parlato di sport, ha parlato anche di politica, perché lui comunque è stato candidato sindaco e consigliere comunale nella sua Forlì e quindi diciamo ha dato più chicche in questo evento. E allora, evviva Castellaneta, evviva la stagione estiva, la rassegna estiva della città di Valentino. Sergio Camariere con la sua band al completo, intanto l'abbiamo vista passeggiare per Castellaneta, ha avuto modo di apprezzare questa bellissima cittadina? Beh sì, ho visto anche il monumento a Rodolfo Valentino e ho anche postato le foto e i selfie su Instagram. Voglio presentarvi questi grandissimi musicisti, al mio fianco Daniele Tittarelli al sax soprano, il maestro Amedeo Ariano alla batteria e Luca Bulgarelli al contrabbasso. Una bellissima location dinanzi alla cattedrale, un rapporto, un contatto diretto col pubblico, non mediato dal palco. Beh, ci aspettavamo 200 posti a sedere, ma in realtà vedo già un migliaio di persone in piedi. Il messaggio che vuol lanciare stasera con questo concerto? L'anima della sua musica? Beh, è un concerto sulla pace. Infatti chiuderemo la nostra performance con un brano che si intitola Dalla pace del mare lontano. Un inno alla bellezza e alla pace tra i popoli ma anche nei nostri cuori.